In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Pax vobis. Et cum spiritu tuo. Frates, agnoscamus peccata nostra, ut aptissimus ad sacra mysteria celebranda. Miserere nostri, Domine. Via peccabimus vivi. Ostende nobis, Domine, misericordiam Tuam. Et salutare tuta nobis. Miseriato nostri, omnipotens Deus, et dimissis peccatis nostris, perducat nos ad vitam aeternam. Thank you.
Gloria in excelsis Deo. Che odierna Die unigenitum tuum centibus de la duce revelasti, concedi propitius, ut quiam te ex fidi coniovimus, usque ad contemplandam speciem tue celsitudinis perducamur. Per Dominum nostrum Iesum Christum filium tuum, qui tecum vid regnat in unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. A reading from the prophet Isaiah.
Arise, shine out, Jerusalem, for your light has come. The glory of the Lord is rising on you, though night still covers the earth and darkness the peoples. Above you the Lord now rises, and above you his glory appears. The nations come to your light, and kings to your dawning brightness. Lift up your eyes and look round. All are assembling and coming towards you, your sons from far away, and daughters being tenderly carried. At this sight, you will grow radiant, your heart throbbing and full, since the riches of the sea will flow to you, the wealth of the nations come to you. Camels in trunks will cover you, and dromedaries of Midian and Ephah. Everyone in Sheba will come, bringing gold and incense, and singing the praise of the Lord. Walten. Er regiere dein Volk in Gerechtigkeit und deine Armen durch rechtes Urteil. Gerechtigkeit blühe auf in seinen Tagen und großer Friede, bis der Mond nicht mehr da ist. Er herrsche von Meer zu Meer, vom Strom bis an die Enden der Erde. Von Tarschisch und von den Inseln bringen Geschenke. Die Könige von Saba und Siba kommen mit Gaben. Alle Könige müssen ihm huldigen, alle Völker ihm dienen. Rettet den Gebeugten, der um Hilfe schreit,
den Armen und den, die keinen Helfer hat. Ihr erbarmt sich des Gebeugten und Schwachen. Ihr rette das liebende Armen. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Éphésiens. Frères, vous avez appris en quoi consiste la grâce que Dieu m'a donnée pour vous. Par révélation, il m'a fait connaître le mystère du Christ. Ce mystère, il ne l'avait pas fait connaître aux hommes des générations passées, comme il l'a révélé maintenant par l'Esprit à ses saints apôtres et à ses prophètes. Ce mystère, c'est que les païens sont associés au même héritage, au même corps, au partage de la même promesse dans le Christ Jésus par l'annonce de l'Évangile. Verbum Domini.
Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Lectio Sancti Evangelii secundum Matteum. Gloria tibi, Domine. Cum natus esset Iesus in Bethlehem Judaeae, in diebus Herodis regis, ecce magi ab oriente vinerunt Hierosolymam dicentes, ubi est, qui natus est, rex Judaeorum. Vidimus enim stellam eius in oriente, et venimus adorare eum. Audiens autem Herodis rex turbatus est, et omnis Hierosolyma cum illo, et congregans omnes principes sacerdotum et scribas populi, scisit abatur ab eis, ubi Christus nasceretur. At ili dixerunt ei, in Bethlehem Judaeae. Sic enim scripturum est per prophetam, et tu, Bethlehem, terra Judae, nequaquam minima est in principus tu Judae, ex te enim exiet dux, qui reget populum meum Israel. Tunc Herodes clam vocatis magis, diligenter didicit ab eis tempus stelle, quae apparuit eis. Et mittens illos in Bethlehem dixit, ite et interrogate diligenter de puero, et cum inveneritis renunciate mihi, ut et ego veniens adorem eum. Qui cum audissent regem habierunt, et ecce stella quam viderant in oriente antecedebat eos, usque dum veniens staret supra ubi erat puer. Videntes autem stellam, gavisi sunt gaudio magno valde. Et intrantes domum viderunt puerum cum Maria matre eius, et procidentes adoraverunt eum. Et apertis thesauris suis obtulerunt ei munera, aurum et us et miram, et responso accepto in somnis, ne redirent ad Herodem, per aliam viam reversi sunt, in regionem suam. Verbum Domini.
No veritis, fratres carissimi, quod annuente Dei misericordia, sic ut de nativitate Domini nostri Jesu Christi gavisi sumus, ita et resurrectione justem salvatoris nostri, gaudium vobis annunciamus. Die decima tertia februari dies cinerum, et initium iuni sacratissime quadragesime. Die una et tricesima marci, Sanctum Pascha Domini nostri Jesu Christi, cum gaudio celebrabitis. Die nona mai erit ascensio, Domini nostri Jesu Christi. Die undevicesima mai, festum Pentecostes. Die tricesima mai, festum sanctissimi corporis et sanguinis Christi. Die prima decembris, Dominica prima adventus Domini nostri Jesu Christi, cui sit honor et gloria in saecula saeculorum. Amen. In presso me.
Beatissime Pater, postulat Sancta Mater Ecclesia Catholica, ut presbyteros Angelum Vincentium Zani, Fortunatum Nuwachuku, Georgium Genswein, et Nicolaum Enricum Mariam Dionysium Tevenin, ad onus episcopatus ordines. Libentissime. Cari fratelli e sorelle, per la Chiesa credente ed orante, i Magi d'Oriente, che sotto la guida della stella hanno trovato la via verso il principio di Betlemme, sono solo l'inizio di una grande processione che pervade la storia. Per questo la liturgia legge il Vangelo, che parla del cammino dei Magi, insieme con le splendide visioni profetiche di Isaia 60 e del Salmo 72, che illustrano con immagini audaci il pellegrinaggio dei popoli verso Gerusalemme. Come pastori che, quali primi ospiti presso il bimbo neonato giacente nella mangiatoia, personificano i poveri di Israele, e in genere le anime umili che interiormente vivono molto vicino a Gesù. Così gli uomini provenienti dall'Oriente personificano il mondo dei popoli, la Chiesa dei Gentili, gli uomini che attraverso tutti i secoli si incamminano verso il bambino di Betlemme, onorano in lui il Figlio di Dio e si prostrano davanti a lui. La Chiesa chiama questa festa Epifania, l'apparizione, la comparsa del Divino. E se guardiamo il fatto che fin da quell'inizio uomini di ogni provenienza, di tutti i continenti, di tutte le diverse culture e tutti i diversi modi di pensiero e di vita sono stati e sono in cammino verso Cristo, possiamo dire veramente che questo pellegrinaggio e questo incontro con Dio nella figura del bambino è una epifania della bontà di Dio e del suo amore per gli uomini. Seguendo una tradizione iniziata dal beato Papa Giovanni Paolo II, celebriamo la festa dell'Epifania anche quale giorno dell'ordinazione episcopale per quattro sacerdoti, che d'ora in poi, in funzioni diverse, collaboreranno al Ministero del Papa per l'unità dell'unica Chiesa di Gesù Cristo nella pluralità delle Chiese particolari. Il nesso tra questa ordinazione episcopale e il tema del pellegrinaggio dei popoli verso Gesù Cristo è evidente. Il Vescovo ha il compito non solo di camminare in questo pellegrinaggio insieme con gli altri, ma di precedere e di indicare la strada. Vorrei però in questa liturgia riflettere con voi ancora su una domanda più concreta. In base alla storia raccontata da Matteo, possiamo sicuramente farci una certa idea di quale tipo di uomini debbano essere stati coloro che in seguito al segno della stella si sono incamminati per trovare quel re che non soltanto per Israele, ma per l'umanità intera, avrebbe fondato una nuova specie di regalità. Che tipo di uomini dunque erano costoro? E domandiamoci anche se
malgrado la differenza dei tempi e dei compiti. A partire da loro si possa intravedere qualcosa su che cosa sia il Vescovo e su come egli debba adempiere il suo compito. Gli uomini che allora partirono verso l'ignoto erano in ogni caso uomini del cuore inquieto, uomini spinti dalla ricerca inquieta di Dio e della salvezza del mondo, uomini in attesa, che non si accontentavano del loro reddito assicurato e della loro posizione sociale, forse considerevole. Erano alla ricerca della realtà più grande. Erano forse uomini dotti, che avevano una grande conoscenza degli astri e probabilmente disponevano anche di una formazione filosofica. Ma non vogliono soltanto sapere tante cose. Volevano sapere soprattutto la cosa essenziale. Volevano sapere come si possa riuscire ad essere persona umana. E per questo volevano sapere se Dio esista, dove e come Egli sia, se Egli si curi di noi e come noi possiamo incontrarlo. E volevano non soltanto sapere, volevano riconoscere la verità su di noi e su Dio e il mondo. Il loro pellegrinaggio esteriore era espressione del loro essere interiormente in cammino, dell'interiore pellegrinaggio del loro cuore. Erano uomini che cercavano Dio e in definitiva erano in cammino verso di Lui. Erano ricercatori di Dio. Ma con ciò giungiamo alla domanda come deve essere un uomo a cui si impongono le mani per ordinazione episcopale nella Chiesa di Gesù Cristo. Possiamo dire egli deve soprattutto essere un uomo il cui interesse è rivolto verso Dio, perché solo allora egli si interessa veramente anche degli uomini. Potremmo dirlo anche inversamente. Un vescovo deve essere un uomo a cui gli uomini stanno a cuore, che è toccato dalle vicende degli uomini. Deve essere un uomo per gli altri. Ma può esserlo veramente soltanto se è un uomo conquistato da Dio. Se per lui l'inquietudine verso Dio è diventata un'inquietudine per la sua creatura, l'uomo. Come in Marcia d'Oriente, anche un vescovo non deve essere uno che esercita solamente il suo mestiere e non vuole altro. No, e deve essere preso dall'inquietudine di Dio per gli uomini. Deve, per così dire, pensare e sentire insieme con Dio. Non è solo l'uomo ad avere in sé l'inquietudine costitutiva verso Dio, ma questa inquietudine è una partecipazione alla inquietudine di Dio per noi, poiché Dio è inquieto nei nostri confronti. Egli ci segue fin nella manciatoia, fino alla croce. Cercandomi ti sedesti stanco, ma è redento con il supplizio della croce, che tanto sforzo non sia vano, prega le chiese nel dies ire. L'inquietudine dell'uomo verso Dio e a partire da essa l'inquietudine di Dio verso l'uomo devono non dar pace al vescovo. È questo che intendiamo quando diciamo che il vescovo deve essere soprattutto un uomo di fede. Perché la fede non è altro che l'essere interiormente toccati da Dio, una condizione che ci conduce sulla via della vita. La fede ci tira dentro uno stato in cui siamo presi dall'inquietudine di Dio e fa di noi dei pellegrini che interiormente sono in cammino verso il Re del mondo e verso la sua promessa di giustizia, di verità e di amore. In questo pellegrinaggio il vescovo deve precedere, deve essere colui che indica agli uomini la strada verso la fede,
la speranza e l'amore. Il pellegrinaggio interiore della fede verso Dio si svolge soprattutto nella preghiera. Sant'Agostino ha detto una volta che la preghiera, in ultima analisi, non sarebbe altro che l'attualizzazione e la radicalizzazione del nostro desiderio di Dio. Al posto della parola desiderio potremmo mettere anche la parola inquietudine e dire che la preghiera vuole strapparci alla nostra falsa comunità, a nostre essere chiusi nelle realtà materiali visibili, e trasmetterci l'inquietudine verso Dio, rendendo proprio così anche aperti e inquieti gli uni per gli altri. Il vescovo, come pellegrino di Dio, deve essere soprattutto un uomo che prega, deve essere in un permanente contatto interiore con Dio. La sua anima deve essere largamente aperta verso Dio. Le sue difficoltà e quelle degli altri, come anche le sue gioie e quelle degli altri, le deve portare a Dio e così, a modo suo, stabilire il contatto tra Dio e il mondo nella comunione con Cristo, affinché la luce di Cristo splenda nel mondo. Torniamo ai Magi di Oriente. Questi erano anche e soprattutto uomini che avevano coraggio, il coraggio e l'umiltà della fede. Ci voleva del coraggio per accogliere il segno della stella come un ordine di partire, per uscire verso l'ignoto, l'incerto, su vie sulle quali erano molteplici pericoli in agguato. Possiamo immaginare che la decisione di questi uomini abbia suscitato derisione, la beffa dei realisti, che potevano soltanto deridere le fantasticherie di questi uomini. Chi partiva su promesse così incerte, rischiando tutto, poteva apparire soltanto ridicolo. Ma per questi uomini toccati interiormente da Dio, la via secondo le indicazioni divine era più importante dell'opinione della gente. La ricerca della verità era per loro più importante della derisione del mondo apparentemente intelligente. Come non pensare in una tale situazione al compito di un vescovo nel nostro tempo? L'umiltà della fede, del credere insieme con la fede della Chiesa di tutti i tempi, si troverà ripetutamente in conflitto con l'intelligenza dominante di coloro che si attengono a ciò che apparentemente è sicuro. Chi vive e annuncia la fede della Chiesa in molti punti non è conforme alle opinioni dominanti, proprio anche nel nostro tempo. L'agnosticismo oggi largamente imperante ha i suoi dogmi ed è estremamente intollerante nei confronti di tutto ciò che lo mette in questione e mette in questione i suoi criteri. Perciò il coraggio di contraddire gli orientamenti dominanti è oggi particolarmente pesante per un vescovo. Egli deve essere valoroso e tale valore o fortezza non consiste nel colpire con violenza, nell'aggressività, ma nel lasciarsi colpire e nel tenere testa ai criteri delle opinioni dominanti. Il coraggio di restare fermamente con la verità è inevitabilmente richiesto a coloro che il Signore manda come agnelli in mezzo ai lupi. Chi teme il Signore non ha paura di nulla, dice Siracide. Il timore di Dio libera dal timore degli uomini, rende liberi. In questo contesto mi viene in mente un episodio dell'inizio del cristianesimo che San Luca narra negli Atti degli Apostoli. Dopo il discorso di Gamaliele, che sconsigliava la violenza verso la comunità nascente dei credenti in Gesù, il Sinedrio chiamò gli Apostoli e li fece flagellare.
Poi proibì loro di predicare nel nome di Gesù e li rimise in libertà. San Luca continua: essi allora se ne andarono via dal Sinedrio, lieti di essere stati giudicati degni di subire oltraggi per il nome di Gesù. E ogni giorno non cessavano di insegnare e di annunciare che Gesù è il Cristo. Anche i successori degli Apostoli devono attendersi di essere ripetutamente percossi in maniera moderna, se non cessano di annunciare in modo udibile e comprensibile il Vangelo di Gesù Cristo. E allora possono essere lieti di essere stati giudicati degni di subire oltraggi per Lui. Naturalmente vogliamo, come gli Apostoli, convincere la gente, in questo senso ottenerne l'approvazione. Naturalmente non provochiamo, ma tutto al contrario, invitiamo tutti ad entrare nella gioia della verità che indica la strada. L'approvazione delle opinioni dominanti però non è il criterio a cui ci sommettiamo. Il criterio è Lui stesso, il Signore. Se difendiamo la sua causa, conquisteremo, grazie a Dio, sempre di nuovo persone per la via del Vangelo. Ma inevitabilmente saremo anche percossi da coloro che con la loro vita sono in contrasto col Vangelo. E allora possiamo essere grati di essere giudicati degni di partecipare alla passione di Cristo. I magi hanno seguito la stella e così sono giunti fino a Gesù, alla grande luce che illumina ogni uomo che viene in questo mondo. Come pellegrini della fede, i magi sono diventati egli stesse stelle che brillano nel cielo della storia e ci indicano la strada. I santi sono le vere costellazioni di Dio che illuminano le notti di questo mondo e ci guidano. San Paolo, nella lettera ai Filippesi, ha detto ai suoi fedeli che devono risplendere come astri nel mondo. Cari amici, ciò riguarda anche noi. Ciò riguarda soprattutto voi che in quest'ora sarete ordinati vescovi della Chiesa di Gesù Cristo. Se viverete con Cristo, a Lui nuovamente legati nel sacramento, allora anche voi diventerete sapienti. Allora diventerete astri che precedono gli uomini e indicano loro la via giusta della vita. In quest'ora noi tutti qui preghiamo per voi, affinché il Signore vi ricolmi con la luce della fede e dell'amore, affinché quelle inquietudini di Dio per l'uomo vi tocchi, perché tutti sperimentino la sua vicinanza e ricevano il dono della sua gioia. Preghiamo per voi affinché il Signore vi doni sempre il coraggio e l'umiltà della fede. Preghiamo Maria, che ha mostrato ai magi il nuovo re del mondo, affinché ella, quale madre amorevole, mostri Gesù Cristo anche a voi e vi aiuti ad essere indicatore della strada che porta a Lui. Amen.
antiqua sanctorum patrum institutio precipit, ut qui episcopus ordinandus est, coram populo interrogetur de proposito fide servande, et muneris exequendi. Vultis ergo, frates carissimi, munus nobis apopostuis creditum, et vobis pen positionem manuarum nostrarum tradendum, cum gratia Spiritus Sancti usque ad mortem explere, volo. Vultis Evangelium Christi fidelita et indesinenta predicare, volo. Vultis depositum fidei, secundum traditionem, indi ab apostolis, in ecclesia sempre et ubique servatam, purum et integrum custodire, volo. Vultis corpus Christi ecclesiam eius edificare, et in eius unitate cum ordine episcopurum, sub auctoritate successoris beati piti apostoli permanere, volo. Vultus mihi beati piti apostoli successori, obedientiam fidelita exhibire, volo. Vultis plebem Dei sanctam, cum communistis vestis presbyteris et diaconis, ut pii patris fovere, et in viam salutis dericere, volo. Vultis pauperibus et peregrinis, omnibusque indicentibus, propter nomen Domini, affabilis et misericordes vos prebere, volo. Vultis oves errantes ut boni pastores requirere, et ovili Dominico aggregare, volo. Vultis Deum omnipotentem pro populo sancto indesinenta orare, et sine reprensione summi sacerdoti munus explere, volo Deo auxiliante. Qui cepit in vobis opus bonum Deus ipse perficiat. Oremus dilectissimi nobis ut his electis, utilitate Ecclesiae Providens, benignitas omnipotentis Dei, gratias retribuat larcitatem. Thank you.
Propitiare Domine supplicationibus nostris, et inclinato supos famulus tuus corno gratiae sacerdotalis, benedictionis tuae in eos effunde virtutem per Christum Dominum nostrum.
Deus et Pater Dominus Iesu Christi, Pater misericordiarum et Deus totius consolationis, qui in excelsis habitas et humilia respicis, qui conoscis omnia anticam nascantur, tu guididis in ecclesia tua normas per verbum gratiae tuae, qui predestinaste ex principio genus justorum ab Abraham, qui constituisti principes et sacerdotes, et sanctuarium tuum sine ministerio non derequisti, qui ab initio mundi placuit, in hiscos elicisti glorificare. Et nunc effunde sub hos electos, iam virtutem creati est, spiritum principalem, quem didisti delecto filio tuo Iesu Christo, quem ipse donavit sanctis apostolis, qui constituerunt ecclesiam per singula luca, ut sanctuarium tuum, in gloriam et laudem indeficientem nominis tui. Da cordiarum conito pater his servis tuis, quos illicisti ad episcopatum, ut pascant Graecem sanctum tuum, et summum sacerdotium tibi exhibiant, sine reprehensione, servientes tibi nocte et die, ut incessanta vultum tuum propitium retant, et offerant dona sancta ecclesiae tuae. Daut vetus spiritus summi sacerdoti habeant potestatem dimittendi peccata secundum mandatum tuum, ut distribuant unere secundum preceptum tuum, et solvant omni vinculum secundum potestatem quam didisti apostolis, placeant tibi in mansuetudine et mundo corde, offerentes tibi odorum suavitatis, per filium tuum Iesum Christum, per quem tibi gloria et potentia et honor cum Spiritu Sancti in Sancta Ecclesia, et nunc et in saecula saeculorum. Deus, qui summi Christi sacerdotes participem te fecit, ipse te mystis dilibationis liquore perfundat, et spirituales benedictionis ubertate fecundet. Qui summi sacerdoti Christi participem te fecit, ipse te mystici dilibutionis liquore perfundat, et spiritualis benedictionis ubertate fecundet. Deus, qui summi sacerdoti Christi participem te fecit, ipse te mystici dilibutionis liquore perfundat, et spiritualis benedictionis ubertate fecundet.
Deus, qui summit Christi sacerdoci participem te efficit, ipse te mystici diliputions liquore perfundat, et spiritualis benedictionis ubertate fecundet. Accipi Evangelium et verbum Dei predica in omni patientia et doctrina. Accipi annulum fidi signaculum et sponsum Dei sanctum ecclesiam intimerate fidi ornatus illibate custodi. Accipi mitram ut clarescat in te splendor sanctitatis, ut cum avaruit princeps pastorum, immarcescibilem gloriae coronam percipere meriares. Accipi baculum pastoralis munificentium, et attendi universo Greci, in cui Spiritus Sanctus posuit episcopum regere ecclesiam Dei. Accipi Evangelium et verbum Dei predica in omni patientia et doctrina. Accipi annulum fidi signaculum et sponsam Dei sanctam ecclesiam intimerate fidi ornatus illibate custodi. Accipi mitram, ut clarescat in te splendor sanctitatis, ut cum apparuit princeps pastorum, immarcescibilem gloria corona percipere meriares. Accipi baculum pastoralis munificentium, et attendi universo Greci, in cui Spiritus Sanctus posuit episcopum Rece Ecclesiam Dei.
actium evangelium et verbum, verbum de predica in omni patientia et doctrina. Acti per annulum, fide signaculum et sponsum Dei sanctam ecclesiam intimerati fide ornatus illibate custodi. Acti per mitram ut clarescat in te splendor sanctitatis, cum apparuit princeps pastorum, immarcescibilim gloriae coronam percipere meriaris. Acti per baculum pastoralis munesinium, et attendi universo greci, in cus te Spiritus Sanctus posuit episcopum regere ecclesiam Dei. Acti evangelium, et verbum de predica in omni patientia et doctrina. Acti per annulum, fide signaculum et sponsum Dei sanctam ecclesiam intimerate fide ornatus illibate custo. Acti per mitram ut clarescat in te splendor sanctitatis, et cum apparuit princeps pastorum, immarcesibilem gloriae coronam percipere meriaris. Acti per baculum pastoralis munesinium, et attendi universo greci, in quo te Spiritus Sanctus posuit episcopum regere ecclesiam Dei.
credo in unum Deum. Thank you.
orate, fratres ut meum, ac vestum sacrificium acceptabili fiat apud Deum Patrem omnipotentem. Ecclesiae tuae quesumus, Domine, dona propitius intuire, quibus non eam aurum tus et myrrha profertur, sed quod iste muneribus declaratur, immolatur et sumitur Iesus Christus, qui tecum regnat in unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Sursum corda. Adeus ad Domino. Gratias agamus, Domino Deo nostro. Vere dignum et justum est ecum et salutar, nos tibi sempre dubique gratias acere, Domine Sancte Pater omnipotens eterne Deus, quia ipsum in Christo salutis sacre mysteri hodie ad lumen scientiam revelasti, et cum in substantia nostre mortalitatis apparuit, nova nos immortalitatis eius gloria reparasti. Et ideo cum angelis et arcangelis, cum trones et dominationibus, cum quae omni militia celestis exercitus, hymnum gloriae tuae canimus, sine fine dicentes. De clementissimi Pater, per Iesum Christum, filium tuum, Domino nostrum, supplicis rogamus ac petimus, ut accepta habeas et benedicas hec dona, hec munera, hec sancta sacrificia libata, in primis que tibi offerimus pro Ecclesia tua sancta catholica, quam pacificare, custodire, adonare, et regere dineris toto orbe terrarum, una cum indigno famulo tuo, quem Ecclesia tua presse voluisti, et omnibus orthodoxis atque catholice et apostolice fidei cultoribus. Memento Domine, famulorum famularumque tuarum.
et omnium circumstantium, quorum tibi fides cognita est nota devotio, pro quibus tibi offerimus, vel qui tibi offerunt, hoc sacrificium laudis, pro se suisque omnibus, pro redemptione animarum suarum, pro spe salutis et incolumitatis sue, tibique reddunt vota sua, eterno Deo vivo et vero. Communicantes et diem sacratissimum celebrantes, quo unigenitus tuus in tua tecum gloria coeternus, in veritate carnis nostre visibiliter corporalis apparuit, sed et memoriam venerantes in primis gloriosa sempre Virginis Maria, genetricis eiustem Dei et Domini nostri Iesu Christi, sed et beati Iosef eiustem Virginis Sponsi, et Beatorum Apostolorum et Martyrum Tuorum, Petri et Pauli, Andrei, Jacobi, Ioannis, Tome, Jacobi, Filippi, Bartolomei, Matei, Simonis et Tadei, Lini, Cleti, Clementis, Xixti, Corneli, Cipriani, Laurenzi, Crisogoni, Ioannis et Pauli, Cosme et Damiani, et omnium sanctorum tuorum, quorum meritis, precibusque concedas, ud in omnibus protectionis tue muniamur auxilio. Hanc igit oblationem servitutis nostre, sed et cuncte familiae tue quam tibi offerimus, et semper his familius tuis Vincentio, Fortunato, Giorgio e Nicolao, cos ad episcopatis ordinem promovere degnatus est quaesumus Domine, ut placatus accipias, et propitius in eis tua dona custodias, ut quod divinum unere consecutis und divinis effectibus exequantur. Quam oblationem tu Deus in omnibus quaesumus, benedictam ad scriptam ratam rationabilem, acceptabilem que facet in ieris, ut nobis corpus et sanguis fiat, delectissimi Filii Tui Domini Nostri, Iesu Christi, qui pridicam Pater et accipit panem in sanctas ac venerabilis manus suas, et elevatis oculis in celum ad Deum Patrem Suum Omnipotentem, tibi gratias agens benedixit, frecit, et itque discipulis suis dicens, accipit et manducate ex hoc omnes, hoc est enim corpus meum, quod pro vobis traditur. Simili modo postquam cenatum est accipiens et hunc preclarum calicem in sanctas ac venerabilis manus suas. Item tibi gratias agens benedixit, deditque discipulis suis dicens, accipit et bibit ex eo omnes, hic est enim calic sanguinis mei, novet eterni testamenti, qui pro vobis et pro multis effunditur in remissionem peccatorum, hoc facit in meam commemorationem. Mysterium fidei. Memoris Domini nos servi tuis, et eplips tua sancta, iustem Christi Filii tui Domini nostri, tam beati passionis, nec nonne deb infiris resurrectionis, sed et in celus gloriose ascensionis, offerimus preclare maestate tui, de tuis donis actatis, hostiam puram, hostiam sanctum, hostiam immaculatam, panem sanctum vitae eternae, calicem salutis perpetue. Supra quae propitia serena vultus spicio dinieris, et accepta habere sicut accepta habere dignatus est, munera puritius de Abel,
et sacrificium patriarchi nostri abrahe, et quod tibi obtulit sumus sacerdus tus Melchisedec, sanctum sacrificium immaculatam hostiam. Supplices te rogamus omnipotens Deus, iube ec perferre per manus sancti angeli tui, in sublime altare tuum, in conspectu divine maestatis tue, ut quod ex hac altaris participatione, sacrosanctum fili tui corpus et sanguinem subserimus, omni benedizione celeste grazie repleamur. Memento etiam Domine famulorum famularumque tuarum, qui nos precesserum cum signo fidei et dormium in somno pacis. Ipsis Domine et omnibus in Christo quiescentibus, locum refrigerii lucis et pacis, ut indulgeas deprecamur. Nobis quoque peccatoribus famulis tuis, de multitudine miserationum tuarum speramtibus, partem aliquam et societatem donare dinieris, cum tuis sanctis apostolis et martiribus, cum Ioane, Stefano, Mattia, Barnaba, Ignacio Alexandro, Marcellino Petro, Felicitate Perpetua, Agata, Lucia, Agnete Cecilia, Anastasia, et omnibus sanctis tuis, intra quorum nos consortium, non estimator meritis et venie, quesumus largitor admite, per Christum Dominum nostrum. Perque mec omnia Domine semper bona creas, sanctificas, vivificas, benedicis et prestas nobis. Per ipsum et cum ipso et in ipso, est tibi Deo Patri omnipotenti, in unitate Spiritus Sancti, omnis honor et gloria per omnia saecula saeculorum. Recepti salutaribus moniti, et divina institutione formati, audimus dicere, Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, advenia regnum tuum, ea nos quesumus Domine ab omnibus malis, da propitius pacem in diebus nostris, ut opi misericordia tu adiuti, et ab peccato simus semper liberi, et ab omni perturbatione securi, expectantes beatam spem, et adventum salvatoris nostri, Iesu Christi. Domine Iesu Christi, qui dixisti apostolis tuis, pacem relinc vobis, pacem iam do vobis, ne respicias peccata nostra, sed fidim ecclesiae tue, iamque secund voluntatem tuam pacificare, et coadunare dinieris qui vivis et venias in saecula saeculorum. Amen.
Pax Domini sit semper vobis cum. Offerte vobis pacem. Janus Dei, vitolit peccata mundi, beati quercionam agni vocati sunt. Domine, non sum dignus ut inter subtectum mium, sit tantum dic verbo, et sanabitur anima mia. Corpus Christi. Thank you.
Celesti lumine quesumus, Domine, sempre dubique nos preveni, ut mysterium quis nos participes esse voluisti, et puro cernamus intuitu, et digno percipiamus affectu, per Christum Dominum nostrum.
Dominus vobiscum. Sit nomen Domini benedictum. Adiutorium nostrum in nomine Domini. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Yeah.